La sfida più attesa della giornata per quel che riguarda il girone C di promozione è quella teoricamente in programma al Comunale di Ortona e che dovrebbe mettere di fronte i padroni di casa al Miglianico Lanciano. Il condizionale rimane d'obbligo fin quasi alla vigilia della sfida, con il dubbio sciolto a pochissime ore dal fischio d'avvio del signor Raiola di Teramo. L'incertezza era legata all'aria di Maretta vissuta all'interno della prima della classe, in gravissima crisi societaria e con lo staff tecnico e la rosa sul piede di guerra a causa della mancata corresponsione delle spettanze dovute. Al termine di una decisiva riunione tra i nuovi soci e la squadra è arrivata la fumata bianca e il regolare svolgimento della gara odierna, ma con le nubi che rimangono all'orizzonte nell'ambiente calcistico frentano. Per quel che riguarda l'Ortona, i gialloverdi vogliono confermare il buon momento e proseguire nella risalita in classifica dopo un avvio stagionale piuttosto balbettante. La classifica corta induce a sperare ancora nell'aggancio alla griglia playoff e i ragazzi di mister Colussi vogliono approfittare del momento di sbandamento della truppa rossonera per ghermire la preda e mantenere a Ortona il bottino pieno. E in effetti le buone intenzioni della truppa gialloverde si evidenziano sin dalle battute d'avvio, dapprima con il piazzato di Selva Allegra bloccato abbastanza agevolmente da Castelli e poco dopo con l'invitante suggerimento di Maio per Anaya Ruiz, che stacca con tempismo ma alza la sfera sul fondo da posizione invitante. I frentani rispondono al 17° con l'arrembante incursione di Colecchia, che si improvvisa in un devastante cost to cost finalizzato malamente da Farindolini, ex di turno, che sparacchia al lato. Buona replica ortonese due minuti dopo con Maio che cerca e trova lo spazio per il sinistro dal limite, sfera che si impenna di poco sopra la trasversale di Castelli. Sull'altro versante De Freitas è chiamato in causa dalla stilettata da limite dell'attivissimo Colecchia, tra i più propositivi per i suoi in questa fase iniziale della sfida. I ragazzi di mister Contini ci riprovano poco dopo con il solito Colecchia, che stavolta è il propiziatore dell'affondo che vede protagonista il compagno di squadra Cellucci, diagonale in area di quest'ultimo e intervento stilisticamente opinabile dell'estremo di casa, ma comunque decisivo per sventare la minaccia. Sarà l'ultimo sussulto di una certa consistenza dalle parti dell'area ortonese. Il primo atto vivrà gli ultimi scampoli di rilievo a cavallo della mezz'ora e saranno tutti di matrice giallo-verde. Al 28° Anaya Ruiz apparecchia per la corrente di Pietro, ma il sinistro di quest'ultimo viene dirottato al lato da Alessandroni. Nulla di fatto neanche al 31°, ma il gesto tecnico di Anaya Ruiz va apprezzato per le intenzioni, non tanto per il risultato assolutamente prevedibile per l'attento Castelli. La frazione va virtualmente in archivio al 35°, quando Di Pietro fa partire un raso terra dal limite, facile preda dell'estremo rossonero. Al riavvio dei giochi i due tecnici provano ad apportare alcuni accorgimenti tattici per dare una scossa alla gara tutt'altro che vibrante. La prima annotazione di cronaca del secondo atto è relativa ad un cartellino giallo per simulazione rivolto all'indirizzo del frentano Cellucci dopo la caduta in area ortonese. La gara si appiattisce e lo spettacolo ne risente. Basti pensare che il primo acuto effettivo del secondo atto arriva al 26° con l'ortonese Di Pietro che prova la soluzione su palla inattiva, ma con esiti poco significativi. Con l'ingresso in campo di Rosati, il fronte d'attacco ortonese ne guadagna in dinamismo e imprevedibilità, anche se la porta di Castelli rimane ancora inviolata, nonostante i due tentativi in rapida successione del numero 19 giallo-verde. Il buon momento della truppa ortonese trova il giusto sfogo al 33°, quando il neo entrato Di Pasquale trova il guizzo vincente, realizzando da due passi sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. La squadra di casa sciupa una ghiotta opportunità per chiudere la pratica con l'altro subentrato Petaccia, che spedisce di poco al lato da buona posizione. I frentani non hanno grandi opportunità per riaprire la pratica, fatta eccezione per un tentativo aereo dell'avanzato Danteo nei secondi conclusivi che precedono il triplice fischio, accolto con entusiasmo dalla squadra di casa, che porta in dote il bottino pieno e rimette in sesto una stagione ancora in chiaroscuro, battuta d'arresto per la capolista, ma quel che più conta sulla sponda frentana è lo spicchio di sereno che sembra tornato all'orizzonte dopo una settimana a dir poco tribolata. Roberto Contini, tornato le ultime ore sulla panchina del Miglianico Lanciano, una situazione che è in via di risoluzione, quella diciamo che extra calcistica. Sì, se stiamo qua tutti, dallo staff ai giocatori, perché qualcosa in alto è cambiato. Quindi adesso noi ci dedichiamo solo esclusivamente a pensare al campo, tornandoci ad allenare da martedì e pensare alle partite che mancano. Oggi stavate portando a casa un buon punto, poi però è arrivato questo guizzo dell'Ortona.
Sì, oggi sinceramente abbiamo fatto una partita anche un po' a limitare i danni perché veniamo dall'ultima settimana particolarissima, ma sono più settimane che abbiamo pensato più all'extra che non al campo. Sarebbe stato il giusto premio per i ragazzi e per la gente anche non perdere, però io, come ho già detto anche ai ragazzi, abbiamo due punti di vantaggio da poter gestire, tra virgolette, queste ultime sei giornate. Noi l'unica cosa che dobbiamo pensare adesso è vincerle tutte, perché la matematica dice che se noi le vinciamo tutte e sei, vinciamo il campionato. Il tuo compito, mister, è quello di tenere compattata tutta la squadra, creare una sorta di campana di vetro impermeabile alle emozioni esterne. Sì, noi ci siamo, non dico isolati, però, perché comunque sono cose che ti vanno a colpire, però abbiamo cercato di rimanere compatti, l'abbiamo dimostrato anche oggi. I ragazzi, a mio avviso, hanno fatto una grandissima partita. Il risultato di pareggio sarebbe stato il risultato più giusto e, ripeto, sarebbe stato il giusto premio per i ragazzi. Presidente Iurici, oggi 3 punti contro la prima della classe sono piuttosto pesanti per la vostra classifica. No, sono 3 punti importantissimi perché realizzati contro la capolista, una signora squadra, e quindi per noi è una grande vittoria, soprattutto perché riusciamo finalmente a respirare e ad allontanarci dalla zona play-out dove eravamo invischiati. La situazione del Lanciano era praticamente in bilico sino a poche ore prima della gara. Che giudizio può dare su queste vicende, sempre poco piacevoli? Beh, guarda, queste sono situazioni che non dovrebbero succedere, ok? Perché si falsa il campionato, si falsa la campagna acquisti, perché in questo caso si promettono cifre che poi non si riescono a dare, quindi è tutto un falsare una situazione che personalmente, e penso che anche, diciamo, gli altri colleghi presidenti la pensano alla stessa maniera. Quindi sono situazioni che non devono succedere. I progetti, se hanno le gambe per andare avanti, si fanno, altrimenti uno non è obbligato a fare calcio per forza. Quindi questo io la penso così, posso essere anche un po' duro nel mio ragionamento, ma questo è quello che penso, e penso che sia un ragionamento giusto, anche perché oggi non ci si può improvvisare più, non esiste un uomo solo al comando, le associazioni sportive sono diventate delle aziende con la nuova riforma, quindi non ci si può improvvisare. Mister Colussi, una vittoria molto importante per la vostra classifica che conferma il buon periodo che state attraversando. Sì, vittoria importante perché, come ho detto ai tuoi colleghi, non era semplice, soprattutto dal punto di vista mentale. E fino a stamattina non si sapeva se giocavamo, se non giocavamo, perché si è letto un po' di tutto in settimana. Noi l'abbiamo preparata alla grande in questi 3 allenamenti che abbiamo fatto e abbiamo avuto una risposta notevole da parte dei ragazzi, perché non è semplice incontrare una corazzata del genere, giocare un primo tempo alla pari se non superiore, poi secondo tempo difendersi bene, andando in vantaggio, sfiorando il raddoppio senza magari subire grandi cose. Quindi la vittoria a tutti i ragazzi, faccio i complimenti a loro. Cambi azzeccati? Quando vanno bene le cose il mister azzecca i cambi, quando va male li sbaglia, il calcio è così. Sono stati bravi, io penso e dico sempre a loro che i cambi fanno la differenza, si è visto anche oggi. Adesso la stagione volge al sereno per voi? No, non volge a niente, noi dobbiamo archiviare subito questa partita e pensare alla prossima, perché c'è l'Altino ed è una guerra sarà. Noi dobbiamo lavorare in settimana per farci trovare pronti, non dobbiamo pensare che abbiamo fatto neanche, perché non abbiamo fatto niente, quindi da martedì si torna a lavorare sodo.